Abbassala. No, da dietro, c'è un pispolo. Sì, vai, abbassala. Così oddio cadono le lampade. Lasciala, Fai lasciala auguri. che ti dà un bacino. Fai auguri di buon Natale, Lilli. Fai auguri. Fai auguri a tutti. Fai auguri a tutti, non a me. Allora, dai un bacino a loro. No, No. io te ne parlo. Salve a tutti. Allora, questa pettinatura è stata pensata per le feste appunto invernali, chiamiamole, quindi tra Natale e Capodanno, ma potete tranquillamente decidere di farla quando preferite. Intanto, dietro, come avete potuto ben vedere, c'è il mio paesaggio di Natale con un alberino che ho fatto insieme alla mamma, con tanto di canzoncine natalizie. E niente, appunto, questa qua è la pettinatura. Una crocchia, uno chignon, quindi semplice ma elegante allo stesso tempo. Credo che lo chignon alla fine sia la cosa che uno può utilizzare meglio appunto in queste feste, in modo da essere leggermente eleganti, ma non diciamo non troppo. È estremamente semplice da fare. Come vedete è una, possiamo chiamarla così, una rivisitazione, io ce la posso fare, oggi sono vagamente dislessica, una rivisitazione del classico chignon. Ho appunto aggiunto delle treccine, che sono estremamente semplici da fare appunto le treccine, per impreziosirlo un po' di più. Come vedete appunto ci sono delle treccine che partono qua davanti, che sono un po' spettinate a causa del fatto che ho i capelli più corti appunto sul davanti, e che vanno a ricollegarsi qua dietro. Allora, qua nel tutorial, dopo che ho staccato il tutorial, mi sono accorta che questa treccina di qua era più lunga, quindi l'ho puntato con un'altra forcina in modo da farli appunto della stessa lunghezza. E altre treccine, poi dopo le ritroviamo come a riprendere la fantasia all'interno appunto dello chignon. Ce ne sono 4, 2, 3, 4, eccole qua. E dopo attorno ho praticamente semplicemente girato i capelli. Voi potete anche tranquillamente decidere di fare un'altra treccia attaccata con la tecnica appunto della treccia attaccata tutta quanta intorno, però secondo me diventava un po' troppo carico visto che appunto non volevo che fosse una cosa troppo elaborata e fattibile da tutti. Queste qua sono i capelli appena ricolorati, infatti se mi guardate bene in viso ancora ho un po' di macchie di colore. Comunque vi pubblicherò molto presto anche il video su come appunto mi sono colorata la frangia perché in tantissime persone me lo chiedono. E niente, questo qui appunto è il look, spero che vi piaccia, anche se sì, è molto semplice. È di nuovo un altro chignon. Se volete vedere un'altra tipologia di chignon che si chiama chignon non solo chic, quindi sapete in cosa andate incontro, vi metto il link sia qua che giù nell'info box. Per qualsiasi cosa scrivetemi pure un commento qua sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che non so se avete l'iscrizione qua giù o ancora qua su. Comunque iscrivetevi al canale. Un bacione e buone feste. Ciao! Prendiamo un elastico, non di quelli troppo grossi, e una spazzola. Andiamo a fare una coda di cavallo, lasciando davanti due ciuffettini che poi, come vedete, vanno a creare le due treccine che poi andranno ricollegate dietro la testa per dare appunto movimento alla pettinatura. Queste treccine potete decidere di farle quanto lunghe volete e in base a quanto le farete lunghe appunto cadranno più o meno. Se avete i capelli troppo corti potete anche decidere di fare delle treccine molto corte e più di due ovviamente, in modo da dare sempre movimento alla pettinatura. Potete anche decidere di fermarle alla fine con un elastico, io in questo caso ho voluto risparmiare di elastici e ho semplicemente usato delle forcine. Come vedete, con le stesse forcine con cui avevo fermato le treccine, le vado a sistemare dietro la testa. Ovviamente senza specchi perché non sono appunto nella mia solita postazione, ma volevo fare la figa con il paesaggino di Natale e l'alberino, tanto per dare più spirito natalizio, non mi potevo rendere assolutamente conto che una era più alta e una più bassa. Il passaggio che vedrete adesso è insomma il classico dello chignon. Semplicemente prendiamo il ciambellotto dello chignon, che a proposito ho visto anche da H&M, quindi è rintracciabilissimo, facilissimo da trovare, e vado a fare delle treccine. Ne vado a fare 4. Voi ovviamente potete decidere di fare più o meno treccine in base anche a quanti capelli avete, perché ricordate che il ciambellotto che è sotto va assolutamente coperto perché è una cosa troppo obbrobriosa da vedere, il ciambellotto sotto i capelli. Quindi, in base appunto ai capelli che avete, decidete di farne 4, 8, 2 o anche nessuna.
Se avete pochi capelli e volete aumentare appunto il loro volume, potete anche usare delle extension. Adesso qui vado ad arrotolare semplicemente tutti quanti i capelli intorno al mio chignon. Voi potete anche scegliere di come fare una treccia, come avevo detto a inizio del video, oppure cercare di nascondere di più i capelli. I miei capelli, essendo molto lunghi, in questo caso erano un po' difficili da nascondere tutti quanti. Quindi ho optato appunto per questo involtino primavera. E niente, questa qua è la pettinatura finita, spero che vi piaccia, spero di avervi dato un'idea carina per questo Natale, per queste feste, anche perché, devo dire, è semplicissima. Quindi un bacione e al prossimo video, ciao!